La notizia che tutti i tifosi di basket napoletani aspettavano con ansia è ormai ufficiale. Dalla prossima stagione Napoli tornerà ad avere una sua squadra nel campionato di Lega 2 Gold. È di ieri pomeriggio infatti la formalizzazione dell'accordo che ha portato il trasferimento del titolo da Bologna alla nuova società guidata dall'imprenditore napoletano Maurizio Balbi. Prima adesso era stato una chimera, era un tentativo di riportare la pallacanestro a Napoli, ci siamo riusciti e possiamo dirlo con orgoglio che nessuno ci ha regalato nulla, l'abbiamo fatto con le nostre mani, mie e di tutti quelli che collaborano con me, ma anche della città. Noi siamo partiti assolutamente dalla base, senza avere il titolo, quindi abbiamo fatto il percorso inverso rispetto a quello che era la struttura tipica di una qualsiasi società professionistica. Abbiamo avuto un rapporto da subito di estrema trasparenza, cordialità e disponibilità, dove ovviamente la macchina comunale può venire incontro. Adesso c'è da programmare tante cose da fare per gli interventi da fare al palazzetto dello sport, che oggi è la casa della squadra del basket e di altri sport. C'è bisogno di intervenire perché quella è l'immagine che noi diamo a tutti quelli che verranno a Napoli a giocare. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nella conferenza stampa nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Il progetto del nuovo Basket Napoli sarà dunque all'insegna della collaborazione, oltre che con le istituzioni, anche e soprattutto con la base del movimento cestistico napoletano. Sono stati infatti stipulati una serie di accordi con le principali società napoletane, che saranno dunque consorziate con la nuova società. Mi pare che siamo a un giro di boa positivo, mi pare che stiamo girando pagina nel modo migliore e quindi oggi presentiamo qui il nuovo Napoli Basket, che ci auguriamo abbia un grande successo. Possiamo lanciare quello che è il secondo sport presente in città dopo il calcio, in termini di frequentazioni, in termini di atleti, quindi sicuramente possiamo, noi come amministrazione sosterremo fortemente il basket a Napoli. Dal punto di vista tecnico è ancora presto per fare dei nomi, ma mentre l'allenatore sarà molto probabilmente Cavina, il sogno dei tifosi napoletani è quello di rivedere sul parquet del Palabarbuto il sindaco Mason Rocca. Lo sport nella nostra città è tante discipline, e vedere che anche il basket torna nuovamente protagonista nella nostra città e conferma un investimento significativo, per noi è un motivo di grande lustro. L'assessore lo sa che è un mio pallino e bisogna lavorare di più in quella direzione, quindi faccio anche un'esortazione pubblica da questo punto di vista, che la città, come io mi sono impegnato, deve ritornare ad avere il Mario Argento nella nostra città. Poi vedo tanti giovani che vogliono fare sport in tutti i quartieri della città, è compito nostro, amministrazione pubblica, insieme agli imprenditori che amano la nostra città, quello di investire anche e soprattutto nello sport. Da parte mia c'è il massimo appoggio, il massimo contributo, il massimo sostegno, e sono passato di qua, non era previsto, proprio a testimoniare la mia vicinanza e il ringraziamento per chi ha deciso di investire nel basket nella nostra città. Grazie.